Crescendo, iniziai a capire che a Palermo nulla è come sembra. Oh, qua dice che la mafia ammazzò il maresciallo Attilio Buonincontro. Ma quale mafia è ma? Che a chi se ci piace sempre minchia? Secondo me è tutta una questione di film. A me una persona che lo conosceva mi ha detto che inquietò una femmina che non doveva inquietare. Era bravo francese, però gli piacevano un po' troppo le gonnelle. Piccerino, devi sapere una cosa, a Palermo ammazzano più le femmine che l'infarto. A questo punto abbiamo una lettera di una nostra affezionatissima telespettatrice. La signora Santoro ci scrive di un problema che affligge questa nostra bella città. Il problema delle sirene delle auto di scorta dei magistrati. E allora ci domanda, ma perché questi signori magistrati non se ne vanno a vivere tutti insieme fuori Palermo? Cioè una serie di villette una accanto all'altra, che c'è meno rischio per loro, meno rischio anche per noi, signore mie, parliamoci chiaro, e meno stress per tutti. La Democrazia Cristiana è in prima fila contro la mafia e si batterà... Prima fila, mi sembra un po' eccessivo. Io direi terza fila, perché anche la seconda sarebbe un po' esagerata. Il popolo sbaglia spesso, tranne in cabina elettorale. Le vent se leve. Filippo vede che non la puoi sposare. È figlia di genitori divorziati. Ammazziamo il padre. Così non sarà più figlia di divorziati, ma orfana dei padri. Vuoi vedere a tutto se sistema? Tenter de vivre. Prontissimi qui su Radio Diritto Zero per l'ultima puntata della stagione di Le Vent se lève, e naturalmente finalmente sono riuscita a vedere questo film a cui stavo facendo la corte veramente da quasi un anno, perché la prima volta che ho visto La Locandina è stato al Festival del Film di Roma, quando è stato presentato al, diciamo, ai distributori nell'ottobre davvero del 2013, subito prima di essere presentato al Festival del Film di Torino. Finalmente sono riuscita a vederlo e quindi ho detto, beh, perché non chiudere la stagione decisamente in bellezza? Naturalmente il diritto di cui parliamo oggi è un diritto sacrosanto che purtroppo nel nostro paese, forse più che in altri, viene più e più volte violato, non solo in Sicilia, che se ne dica, ed è il diritto a vivere senza essere schiavi di un'organizzazione criminale come quella di cui si parla in questo film, ovvero la mafia. Naturalmente il film è quello di PIF, Pierfrancesco Di Liberto, La mafia uccide solo d'estate, che è uscito il 28 novembre, ma che fortunatamente ancora in qualche sala si trova per chi non, come me, non era riuscito a vederlo appunto alla data di uscita. Insieme a PIF, protagonista Cristiana Capotondi, e poi Alex Bisconti, Ginevra Antona e Ninni Bruschetta nel ruolo di un prete molto, molto esilarante. PIF parte da, diciamo, lo stile del suo programma su MTV, ovvero il testimone, e nello stesso modo, come tante volte ha fatto appunto nel suo programma, ci racconta una delle più grandi piaghe che appunto affliggono il nostro paese, in particolare il suo paese, la sua città natale, ovvero Palermo. Parte dai suoi ricordi di infanzia e con uno stile che è veramente è proprio il suo, riesce a farci sorridere, ma allo stesso tempo davvero a tirarci dei fortissimi pugni nei denti e nello stomaco, perché ci sono immagini che arrivano con una velocità e con una violenza da lasciare quasi senza fiato completamente. Magari sei lì che ridi per una battuta e poi improvvisamente ti si gela il sangue, ti si alza la pelle d'oca di 2 centimetri e dici, però... Forse davvero è stato detto che questo qui è il film migliore che sia stato fatto contro la mafia. Io sono assolutamente d'accordo, perché... proprio perché una delle cose che fa, ed è forse l'affondo migliore che si può fare all'organizzazione mafiosa, è quello di prenderli in giro, di sfotterli, come avete sentito nel pezzettino che ho messo nella sigla. Fa vedere una delle grandissime incongruenze. C'è un, adesso ve la racconto magari meglio, c'è in una scena un mafioso innamorato di una ragazza e gli altri gli dicono: non la puoi sposare, è contro le regole di Cosa Nostra, perché è
figlia di genitori divorziati e quindi non si può. E la soluzione la trova il compare, gli dice: beh, che problema c'è? Ammazziamo il padre, così poi non sarà più figlia di genitori divorziati, ma sarà praticamente orfana di padre. E l'altro dice: lo vedi? Con un po' di buona volontà le soluzioni si trovano. Queste sono le grandissime contraddizioni che riescono ad emergere in questa storia, che nasce come una storia d'amore, perché il protagonista del film è innamorato di una ragazza fin da quando la vede per la prima volta alle elementari, e cercherà più volte di dichiararsi a questa ragazza, ma non ci riuscirà mai, proprio perché di mezzo ci sarà sempre qualche attentato mafioso, qualche cosa appunto che riguarda la mafia. Sono tantissimi i premi che ha vinto questo film. Io un premio l'avrei dato anche alle musiche, che secondo me sono veramente eccezionali, che sono tutte musiche originali di Santi Pulvirenti. Io non ho trovato quelle che fanno da colonna sonora da farvi sentire in sottofondo, ma ho trovato quella che chiude il film e che, per quelli che l'hanno già visto, sapranno già di che cosa si tratta; per quelli che non l'hanno visto, capiranno vedendo il film, che io naturalmente vi consiglio tantissimo, perché il perché appunto di questa canzone. Il titolo è un po' particolare anche questo, ed è Tosami Lady. Minchia cantante sticchiosa, zuccaro mio. Tosami Lady, Tosami Lady, Tosami Lady, Tosami Lady, Tosami Lady, Tosami Lady. Mi fa sangue sta cantante, duci duci duci, che sticchiosa sta cantante, zuccaro mio, zuccaro do. I'm sexy, I'm sexy, I'm sexy. A me Spagna mi fa sangue. Italia e territalio, ma Totò non voli. Se ti piglio, se ti ascolto, io ti faccio male. I'm sexy, ero sexy, zuccaro mio. Se ti piglio, Luchino, fai la persona seria. Soro che caminti, ricche poche fresion. I'm sexy, I'm sexy, I'm sexy. A me Spagna mi fa sangue. Mi fa sangue sta cantante, duci duci duci, che spicchiosa sta cantante, zuccaro mio, zuccaro to. I'm sexy, I'm sexy, zuccaro mio, I'm sexy, sexy. Tosami Lady, 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 ha firmato non solo questo brano che chiude il film, ma anche tutta la splendida colonna sonora, una delle colonne sonore di film che più mi è piaciuta nei film che ho visto ultimamente, perché davvero riesce a seguire come dire la narrazione filmica, la storia, anche la regia molto particolare di Piff, in modo davvero stupendo, diventando parte integrante come poche colonne sonore
errori riescono a fare, e comunque in modo sempre assolutamente originale, senza scadere nelle solite quattro note che vengono messe nei film per insomma selezionare le emozioni tipo che tutti ormai siamo abituati a vedere e a sentire. Che cosa dice Piff di questo film? Dice: beh, cosa succede quando guardate le fotografie dei tempi passati? Succede che veniamo attirati da una cosa strana, e dice: le spalline. È vero, soprattutto per chi come me, come lui, Piff è del 72, quindi più o meno siamo coetanei, si guarda indietro, troverà delle foto con delle spalline orrende, che erano quelle che andavano negli anni 80, e dice: ma come mai le spalline entravano nella mia vita e io non dicevo nulla? Ed è a questo che lui paragona la mafia. Dice: una domanda simile me la sono posta con Palermo, la città dove sono nato e cresciuto. Un giorno mi sono fermato, ho guardato indietro e mi sono chiesto: ma com'è possibile che a Palermo la mafia entrasse così prepotentemente nelle vite delle persone e pochi erano quelli che dicevano qualcosa? E questo ha voluto indagare Piff, soprattutto con questo film, questo si è voluto chiedere. E appunto, come vi dicevo, con questo stile assolutamente unico, è partito dalla strage di Viale Lazio, che ha fatto coincidere con il giorno del concepimento del protagonista, l'incontro con Salvatore Riina, con il magistrato Rocco Chinnici, che poi verrà ucciso, che abitava nello stesso palazzo dove abita la protagonista femminile, e poi insomma Andreotti, che diventa il mito del protagonista di Arturo Bambino, e poi ancora tutte le persone che incontra questo ragazzo, la morte di Boris Giuliano che aveva incontrato al bar, la morte di Pio La Torre, di Carlo Alberto Dalla Chiesa, che era andato a intervistare. L'intervista Dalla Chiesa è stupenda, e quello che ne esce, le parole di un bambino che non si rende conto in realtà di quanto sta dicendo, le lacrime dopo quando gli dice: forse avrei dovuto andare a chiedergli scusa. Non vi voglio raccontare più di tanto, ma questo film mi ha emozionata veramente tantissimo. E poi ancora appunto la morte di Rocco Chinnici, che coincide con la partenza della sua amata, e l'incontro con Salvo Lima, per cui lei è l'assistente. Avete sentito un pezzo anche nella sigla, in cui praticamente lei deve scrivere un discorso per lui, e ancora non si è resa conto di quello che succede, e fino ad arrivare a Falcone e Borsellino, fino ad arrivare all'attentato in cui perdono la vita Falcone e Borsellino, in cui poi tutta la città finalmente insorge e i due protagonisti si ritrovano e cominciano finalmente una vita insieme. E lì c'è una chiusura finalmente piena di speranza. Vi dicevo prima, anche i boss mafiosi, soprattutto Totò Riina, vengono descritti un po' come delle macchiette, però nonostante questo, nonostante Piff si sia permesso veramente di essere di prenderli in giro tantissimo, non esagera mai, non si perde mai il senso della potenza che avevano, non si perde mai il senso delle atrocità che avevano il potere di compiere e che hanno compiuto. L'altra cosa che Piff ha dichiarato spessissimo, e per cui è più che meritevole, è stato quello di aver girato a Palermo senza pagare il pizzo, cosa che anche a detta sua è praticamente quasi impossibile. Gli ha creato sicuramente problemi, ma gli ha permesso di avere un film assolutamente onesto, una denuncia vera e propria contro la mafia, un film che veramente tutti dovrebbero vedere, che fa ridere, ma vi assicuro non solo. David Di Donatello come miglior regista esordiente, e David Giovani naturalmente a Piff. Nastro d'Argento sempre come miglior regista esordiente, poi per il miglior soggetto, che oltre che di Piff è anche di Michele Astori e di Marco Martani. Globo d'Oro per la migliore sceneggiatura, Chuck d'Oro, Alice Giovani, e poi premio del pubblico al Torino Film Festival, dove vi dicevo prima è stato presentato in anteprima, e premio anche
a Francesco premio, scusate, Francesco Laudadio, anche al BFest, al Bari International Film Festival. Una curiosità: il titolo del film, però per solo coincidenza, è molto simile a un libro di Angelino Alfano che si chiama La mafia uccide d'estate, ma a quanto pare non cerca, non c'entra assolutamente niente. È stato uno degli sceneggiatori, dopo aver visto una puntata dedicata alla mafia, appunto del testimone di Piff, a contattarlo per chiedergli di, se per caso avesse del materiale. Lui era 4 anni che stava raccogliendo materiale, aveva già lavorato Piff come aiuto regista per Zeffirelli nel 98 e poi per Marco Tullio Giordana per i 100 passi che tutti ricordiamo, e che dire, ha fatto decisamente un ottimo lavoro. Il film di oggi, allora, quello dell'ultima stagione di Le Vent S'Elève qui su Radio Diritto Zero, era La mafia uccide solo d'estate di Pierfrancesco Diliberto alias Piff. Mi raccomando, assolutamente andatelo a vedere. Un bacione a tutti quanti da Deborah. Grazie per aver partecipato. Le vent s'élève. Il faut tenter de vivre.